La colla fusione! Che noia! Wow! Ehi, che cane strano! Il suo muso mi ricorda qualcuno! Hai l'aria scocciata, Nobita! Ma sto sognando! Questo cane ha parlato! Ah, è un dettaglio che non ha nessuna importanza! Dimmi piuttosto, perché un'aria così scocciata? Questi non sono affari tuoi! Scommettiamo che lo so qual è il motivo del tuo malumore? Ma che cosa ne potrà mai sapere un cane? Se oggi mi fossi svegliato prima, sarei potuto andare in gita con i miei amici! È esattamente questo che stavi pensando, non è vero? No, basta, piantala! Io non avevo voglia di andarci, tutto qui! Ah, queste gite sono noiosissime! Andare in montagna è faticoso! E poi lassù fa freddo! Non capisco proprio perché faticare rischiando di prendere un raffreddore! Certo, in montagna c'è una bella vista! Si possono cantare delle canzoni in coro! E magari fare un bel picnic sul prato! Prima di mettersi a fare qualche gioco divertente! In fondo penso che non mi dispiacerebbe affatto andarci! E allora raggiungiamo i tuoi amici, muoviamoci! Ma che dici? Non ce la faremo mai? Sono partiti da troppo tempo! Sei tu? Chi se l'aspettava? Già, sono io! Ho mutato aspetto grazie alla mia colla fusione! Colla fusione? Ti permette di fonderti con tutti gli esseri viventi, assumendone le caratteristiche principali. Se vuoi tornare al tuo stato originario, devi usare lo spray annulla fusione. Ma scusa, questo cosa ha a che fare con la nostra gita in montagna? Ora lo vedrai. Forza, va a prendere il tuo zaino. Pio pio, giù ce n'è per tutti. Grazie a loro raggiungeremo gli altri in meno di mezz'ora. Adesso ho capito cosa vuoi fare. Mettiamo un po' di colla fusione. Fantastico! Sei pronto per la partenza? Ma certo! Che bella, è una sensazione meravigliosa! Vedo già le montagne, siamo quasi arrivati! Già, potendo volare abbiamo evitato tutte le curve! Eccoli, sono laggiù! Andiamo, gli faremo una bella sorpresa! Già! Spray annulla fusione! Arrivederci e grazie mille per il passaggio! È bellissimo, non è vero? Altro che, Nobita si è perso una splendida passeggiata! Così imparerà a svegliarsi prima! Di cosa state parlando? Ma come fate a essere già qui? È molto semplice perché siamo partiti prima di voi! Già, è un po' che vi aspettiamo, siete piuttosto lenti! Cosa? Noi siamo lenti? Tu sei una lumaca, Nobita! Oh, calmatevi! Ora che sono arrivati anche Nobita e Doraemon, raggiungeremo la cima tutti insieme! Io sono pronto! Io sono stanco. Anch'io, e dire che abbiamo camminato solo per 10 minuti. Ragazzi, ecco la cima della montagna! Manca poco ormai. Facciamo una gara? Sì, e vincerò io! Ehi, piano, aspettate! Ecco, vedi, è per questo che non volevo venire. Lo sapevo che sarebbe stato meglio starsene a casa. Oh, stai sempre a lamentarti. Quella è una lepre. Ormai nessuno può raggiungermi. Cosa? Gigante! Lascialo perdere, Shizuka, andiamo! Ehi, aspettatemi! Ciao, ragazzi! Siete ancora più lenti di quanto pensassi! Questo non è possibile! Non puoi essere diventato così veloce! Già,
Non c'è dubbio, c'è sotto qualcosa di strano. Tu hai imbrogliato in qualche modo. Avanti, di' la verità. Lasciami andare, Gian, è vero, ho usato un trucco. Già, abbiamo usato la mia colla fusione. Ti permette di fonderti con gli animali, così puoi volare o saltare come fanno loro. Ma è fantastico! Ok, fammela provare! Sì, anche a me, anche a me! Come volete! Che lepre carina! Siete praticamente uguali a prima! Ehi! Ragazzi, guardate in cosa mi trasformo! Ta-da! Ma sei bellissimo! Ehi, perché non proviamo a farlo con tutte le creature del bosco? Venite da questa parte! È troppo divertente! È come ho provato l'emozione di nuotare veramente come un pesce! Ehi, dov'è finito, Nobita? Sto arrivando! Guarda, una tartaruga! È perfetta per te! Già, non potevi scegliere meglio? Beh, c'è poco da ridere. Non sono riuscita a catturare nient'altro. Molliamo il tartarugone e andiamo a farci una nuotata! Giusto, ottima idea! Ehi, aspetta! Non credete che sia ora di tornare a casa? Direi di sì. Confesso che ho una gran fame. E allora ci vuole lo spray annulla fusione! Oh, accidenti! Ragazzi, lo spray mi è caduto di mano! Se non lo ritroviamo, rimarremo dei pesci per tutta la vita! Coraggio, andiamo ad aiutarlo! Arrivo anch'io! Secondo voi dove può essere finito? Non sarà facile trovarlo, il fiume è enorme. Diamoci da fare, non abbiamo altra scelta. Coraggio, non perdiamo la speranza. Aspettate un attimo. Sembra molto buono. Fermo, già, cosa fai? Non vorrei farti prendere all'amo. Non c'è niente da fare, non resisto. Fatti mangiare, permetto. Forza, vieni via, non fare sciocchezze. Vieni, innesca. Sembra bello grosso. Ehi, che cosa state facendo? Che succede qui? Piantala di parlare, vieni a darci una mano. Gian è stato preso all'amo, ho abboccato. Ok, so io cosa fare. Andrò a parlare con quel pescatore e gli dirò di lasciarlo andare. Non puoi fare una cosa simile. Salve, signore. Un folletto dei fiumi. No, si sbaglia. Ah, un folletto! Aiuto! Ottimo lavoro, Nobita! Grazie infinite, vecchio mio. Senza il tuo coraggioso intervento sarei sicuramente finita in padella. Oh, è il nostro Ciuschi! Hai ragione, dobbiamo trovarlo! Sì, muoviamoci! No, fermi, l'ho trovato io! Era finito sulla sponda opposta del fiume. Ma voi andavate troppo di fretta per ascoltarmi. Nobita, sei stato grande! Non mi andava di rimanere un pesce per tutto il resto della vita! Guardate l'autobus! Che fortuna, ragazzi, appena in tempo! Su, muoviamoci! Tranquilli, non ci può scappare! Però non abbiamo i soldi! È vero, non abbiamo preso i soldi uscendo di casa! Mi spiace, i miei bastano solo per un biglietto! Ma adesso che facciamo? Ah, non lo so, è un bel problema! Ehi, sbrigatevi! Rischiate di perdere l'autobus! Che cosa state facendo? Datevi una mossa! Ragazzi, dobbiamo risolvere un problema! Ah, senti! Senti?
Avremmo un favore da chiederti. Già, un piccolissimo favore. Un momento, davvero state pensando di... Ehi, Shizuka! L'autobus sta arrivando! Eccomi! È un po' imbarazzante. Tranquilla, forse in questo momento non hai un bell'aspetto, ma è una situazione temporanea. Non ho un bell'aspetto, che cosa vorresti dire con questo? Scusa, Doraemon. Voglio tornare a casa. Ma stai tornando, cioè, stiamo. C'è dei propositi. Nobita, sveglia! Hai deciso che avresti cominciato questa mattina! Oh, che cosa? Lo hai già dimenticato! Tu ieri hai preso una decisione importante! Hai promesso che saresti andato a fare jogging tutte le mattine! Davvero? Però si tratta di una pratica piuttosto faticosa! Comincerà domani! Nobita! Ma che cosa ti prende? Sei sempre pieno di buoni propositi, non è vero? Ma dimmi un po', sei mai riuscito a mantenerne uno? Se continui così, non concluderai mai niente, purtroppo. Sì, è vero, hai ragione. Prendiamo Shizuka. So che da grande vorresti sposarti con lei, ma se non prendi in pugno la situazione, non succederà mai. Doraemon, io non potrei vivere se non mi sposassi con lei! No, Peter, sei impazzita! Potevi rompermi la testa! Scusa tanto. E va bene. Ho quello che fa per te. La roccia dei propositi! Non scherzare, per me è una cosa importante. Oh? Ehi, un momento, non ti sto prendendo in giro. Funziona davvero, te l'assicuro. Stai mangiando, non ci posso credere. Se non sbaglio, mi hai detto che ti saresti messo a dieta 3 giorni fa. Ecco, vedi, il fatto è che io ho fame. Che delusione. Ok, sta a vedere. Ti darò una dimostrazione. Paparino? Prometti su questa roccia e potrai mantenere il proposito. D'accordo, proviamo. Prometto che rispetterò la dieta e non spiluccherò mai più fuori pasto. Metto il timer. Soltanto 5 minuti. Stiamo facendo una prova. Ma che mi succederà se mangio qualcosa? Provaci, non ci riuscirai. Ok, voglio proprio fare un tentativo. Visto che roba. Basta! Mi arrendo! Metti giù quel biscotto! Ok, d'accordo, non lo faccio più. È molto più efficace di quanto pensassi. Che succede? Sono scaduti i 5 minuti. È un ciuschio un po' inquietante. In fondo non fa altro che mettere alla prova la tua determinazione. Va bene, voglio provarlo. Ottimo! Andrò a fare jogging, lo prometto! Bravo, Nobita! Così mi piaci! Lo programmo per un'ora. Sicuro? Forse sarebbe meglio cominciare con mezz'oretta. No, no, quando si fa una cosa bisogna farla fino in fondo. Molto bene, ora vado fuori a correre. Caspita, sta arrivando un temporale. Fa freddo. Credo che comincerò da domani. Un momento, ho dei compiti da fare, quindi non posso certo andare a correre. Se hai promesso sulla roccia dei propositi, non puoi tornare indietro. Aiuto! Vengo con te! Fa qualcosa, Doraemon, spegni questo affare, ti scongiuro! Non si può, Nobita, nessuno può spegnere la roccia dei propositi! Come no? Fa qualcosa, Doraemon! Che stanchezza, non ne posso più! Doraemon, quanto manca alla fine dell'ora!
Circa 55 minuti! Qui bisogna assolutamente trovare una soluzione. Non posso continuare a correre per tutto questo tempo! Oh, non ti devi fermare, Nobita! Forza! Io intanto cerco di prendere quei giuschi! Ce la puoi fare, Doraemon! Devo riuscire a metterlo in tasca! Non ce la faccio! Aiuto! Niente da fare! Sto correndo, ti prego, smettila però! Non puoi fare niente, devi soltanto continuare a correre finché non scadrà il tempo! Detesto quando la mamma mi manda a fare la spesa! Ehi, Nobita! Se hai voglia di correre, puoi andare a fare la spesa al posto mio! Devi andare dal fornaio e dal fruttivendolo! Vattene via, Suneo, ti consiglio di lasciarmi perdere! Poche storie, fermati e prendi la borsa della spesa! Vado! Chissà dove è andato a finire. Oh? Nobita! Dai, Nobita, tieni duro! Tra pochissimo l'ora sarà passata! All'inizio nessuno ci avrebbe creduto, ma Nobita sembra avercela fatta. È davvero sfinito, il suo passo è traballante, ma ci è riuscito. Ha corso per un'ora di seguito! Sei stato grande, Nobita! Sei riuscita a correre per un'ora! Davvero? Ho corso per un'ora? Ma certo! Se ti impegni puoi fare grandi cose! Ce l'ho fatta! Ehi, un momento! Che cosa ti prendi adesso? Ho corso per un'ora! Nobita! Non hai sistemato il timer su un'ora, ma su un anno! Oh no! Questa è la fine per me! Nobita, non ha funzionato! Ti consiglio di scappare utilizzandola da Codiamo Porta! Ok, dove finirò? In qualunque altro posto, sbrigati! Oh no, dovevo capitare proprio qui! Esci subito, Nobita! Io, sì, certo, ma devo prendere in prestito i tuoi vestiti! Come i miei vestiti? Speriamo che questo travestimento funzioni! Oh, eccola! La scampata bella! Aiutami, Trintace! Ti prego, aiutami! La roccia mi sta inseguendo! La roccia? Quale roccia? Va bene, non ha importanza! Se ti dà tanto fastidio, ci penso io a sistemarla! Sei molto gentile, Gian! Deve essere lei! Spero tanto che Gianna riesca a renderla inoffensiva! L'ho colpita! Oh no! A quanto pare Gianna ha fallito! Salvo finalmente! Oh.
Doraemon, ti prego, fa qualcosa, aiutami! Sto arrivando! Userò il panno del tempo! Aiuto, Doraemon! Si è fermata. Ho fatto passare un anno e 6 secondi. È tutto finito. Cosa? Non vuoi più fare jogging? Oh, Nobita, non ci posso credere! Ma insomma, è possibile che tu non abbia imparato niente da questa esperienza? Non hai nemmeno un briciolo di forza di volontà! No, una cosa l'ho imparata! I buoni propositi sono troppo faticosi! Sei incorreggibile!